Hello, 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 hello. Oh, la mia vita, il mio sonno. Buonasera, buonasera a chi c'è, chi non c'è, i lurker, i bot, ma in particolare ciao Gabri. Ripeto, è da un pacco di tempo che proprio non ci sentiamo, non parliamo mai noi, non parliamo mai. E niente, vabbè, quello che ti dovevo dire te l'ho già detto e poi in realtà, se me ne ricordo, ti aggiungo un'altra cosa. No, non è vero, non ti devo dire altro. Ho provato a fare i faretti un po' più bui, quindi ora c'ho quest'ombra viola, non lo so, un po' più misterioso. Tutte cagate comunque, e niente, oggi è giovedì. Non sono abituato a fare live di giovedì perché normalmente non la faccio per altri motivi, in realtà. Penso che amici che si incita, che poi tocca carrermi un altro nipote. No! Cosa volevo dire? Ah, ok. Purtroppo sono ancora mezzo sordo. Cioè, l'orecchio si è stappato. Cioè, non ho il tappo mortale, però è ancora un po' tappato. E quindi niente, devo attendere che se ne vada del tutto il cazzo di tappo. E che dire? Diciamo che oggi, come preannunciato durante tutta la settimana, e che non mi si venga a dire che faccio le cose all'ultimo momento, non è una frecciatina. Non so parlare oggi. Dicevo, oggi è il famoso giorno dedicato. Io ho questi cappelli. Il giorno dedicato alle prove del Game Pass, no? Abbiamo deciso questa cosa. Tra l'altro mi devo ricordare sempre di accendere la striscia di LED, non lo faccio mai. Il giorno dedicato a scoprire le perle del Game Pass, che è lì che mi guarda, e come si vede da titolo, bruttino. Come si vede da titolo, il gioco deciso per oggi è Control. Control, vabbè, Gabri, lo so che ci sei solo tu in questo momento e queste cose te le ho già dette, però è una questione di. Allora, giuro che non mi tocco i capelli mai più. Ok. Perché se mi metto così, sembra che sto guardando la chat, mamma mia, che pro che sono. Control è da un po' di tempo che me lo sto puntando. Ripetiamo per chi guarda nel VOD. Ciao, persone che guardano il VOD. Io ho. È il grande mistero di Twitch, ossia che vedo sempre che c'è un tot di visualizzazioni nei VOD. Ed è anche numeri considerevoli, cioè nel senso 20, 30, ci sono certe live che fanno 80 visualizzazioni. Io dico, ma chiaramente sono dei bot. Perché chi cazzo è che arriva casualmente al mio canale e si mette a guardare i VOD? Nessuno. Chiaramente sono visualizzazioni date da bot. Però ecco, nel dubbio, persona, ti sto guardando negli occhi in questo momento. Se stai guardando questo VOD, che io avrei dovuto mettere come just chatting, perché just chatting attira di più, se stai guardando questo VOD, mettimi il follow, stronzo di merda. No, ora ti ho insultato e non me lo metti. Ho perso, vabbè. Quindi dicevo, oggi è il magico giorno dedicato a scoprire i giochi del mio infinito backlog di giochi del Game Pass. L'idea è di giocare solo cose che non ho giocato, quindi per scoprire cose io, non per scoprire cose voi. Dove voi mi consigliate una cosa da giocare, io la gioco una volta e decido se mi fa schifo, se me lo voglio giocare per conto mio o se viene messo in hold per diventare la nuova serie del canale quando finisce quella attuale. Quindi, in questo caso, quella successiva andrebbe dopo Crash. E se non ne troviamo nessuna, la prossima serie sarà. Non lo so. Baio 2 ancora non ne ho voglia di giocarlo. Mi dispiace Otamega, se sei all'ascolto, Baio 2 ancora aspettiamo. Tanto mi sto schiacciando sempre di più. E niente. Io direi che. Vabbè. Per concludere la schedule, domani la live è in forse. Probabilmente non ci sarà, vediamo. O meglio,
o quasi sicuramente o non c'è quella di domani o non c'è quella di sabato. Una delle due quasi sicuramente salterà, dipende da cose di nostra organizzazione. Tanto io tendo sempre a metterne tante in schedule, perché così se ne salta una non mi sento in colpa, perché comunque le altre le ho fatte. Mi devo grattare. Quindi eventualmente domani ci sarebbe Isaac e sabato ci sarebbe il giorno del cazzeggio, la sera, le due ore in cui, anche più di due ore essendo sabato, in cui tutto è lecito, dove possiamo fare un po' il cazzo che ci pare, che sarà il nome della live. Quindi io direi che questo spoilerino delle altre cose che sono qui a guardarmi col Game Pass. Outer Wilds, che me l'ho giocato, non l'ho finito, però ho continuato a giocarlo ogni tanto, è pazzesco. Nier, che mi guarda, anche lui probabilmente sarà protagonista di una puntata del Game Pass Weekly. Che bello che era Outer Wilds. Purtroppo la live l'ho fatta in un giorno in cui ero un po' così, quindi non ho dato il mio meglio, però è bello bello. Chi può se lo recuperi almeno un pochino. Tanto mi arrivano messaggi, mi arrivano cose. Final Fantasy XII, che anche lui lì che mi guarda tanto. Narita Boy, che è uscito recentemente, mi fissa. Volevo provarlo. Poi altre cose che volevo provare. C'era il nuovo gioco pubblicato da quelli di... Tanto c'è ancora la musica. Il gioco, l'ultimo, pubblicato da quelli di... mi viene da dire Hollow Knight, ma non è Hollow Knight, perché è Shovel Knight. Cyber Shadow, che dicono sia molto bello, e se l'hanno pubblicato loro vuol dire che ha del potenziale. Tanto io faccio casino con i foglietti di plastica. Io nel dubbio qui apro, perché non ci sarà mai che possano succedere cose. Tra l'altro in questi giorni mi sto giocando i Takes Two con persone. Porca puttana, quanto è bello. Porca puttana, davvero quanto è bello i Takes Two. È proprio proprio bello. Sono molto contento di stargli dando questa possibilità. O meglio, sapevo sarebbe stato bello. Però sono contento di avere la possibilità di giocarlo. Intanto devo controllare una cosa qua. Ok, non mi ha messo l'esposizione automatica. Perfetto. Io volevo giocarlo con Kirellora, I don't know about it, sta roba mi fa giocare. Allora, comunque si gioca in due, non si può giocare in più di due. Allora, l'unico problema di Takes Two... Che costa 40 euro. Bellissimo, ma 40... Quindi ecco, un giorno sono uscito di casa, quando si poteva, prima della zona rossa... E in pratica sono andato vicino a un torrente e ho trovato un tipo che mi ha detto: ma guarda, io ce l'ho, ho un'edizione fisica strana, se vuoi te la presto. E quindi adesso lo stiamo giocando. Ciao Nobody, oh mio Dio, per questo fai contro di denuncio. Nobody, prima di tutto ti tocco. Lo so, purtroppo oggi è successa questa cosa, perché entrambi abbiamo deciso di provare a rivoluzionare le nostre schedule, quindi capita oggi, capiterà spesso che ci siano delle contemporanee. Mi dispiace per Mary, o meglio mi dispiace in generale, ma ne abbiamo già discusso, succederà. Le nostre community si stanno abbastanza dividendo, o meglio non è che si stanno dividendo, lei sta iniziando ad avere una community ben precisa, anche io sto iniziando ad avere una mini community ben precisa, più piccola è la sua, perché... Io ho meno follower, ma va bene. E mi dispiace per chi invece c'è in entrambe, che capiteranno occasioni. Però non vi preoccupate, andate da chi preferite, non è una gara, nessuno si offende. Dicevo, Nobody, Control oggi è solo l'inizio, giochiamo le prime due orette, così, per vedere come mi prende. E poi, che come dicevo prima, è lo scopo della serata Game Pass,
in cui decido se dropparlo malissimo, continuarlo per conto mio o trasformarlo nella nuova serie del canale che segue quella attuale. Quindi in questo caso stiamo andando alla ricerca di chi seguirà Crash 4. Control mi puzza di possibile serie, anche perché non dura tantissimo. Quindi niente, dicevo, altre cose che mi guardano sono Final Fantasy XII, Narita Boy, Nier. Forza Horizon ci sto ancora giocando ogni tanto online, è bellissimo. Perché è molto arcade, quindi è abbastanza cazzeggio. Però, ripeto, attendo consigli qui su Instagram, su Discord, dove volete, di cose da provare col Game Pass per una volta. Quindi dai, facciamo che... Control. Remedy. Io non... Allora, come dicevo prima di Control, cosa so? So che c'è una tipa con i superpoteri. Questo è quello che so di Control. Perché so solo questo di Control? Perché volevo giocarmelo da tanto tempo e quindi non ho voluto guardare nulla. Warning. Io non mi prendo responsabilità. Remedy si prende responsabilità. Non credo ci saranno problemi. Nel caso, se vedo cose eccessive, coi capelli rossi, esatto. Se vedo cose eccessive, tolgo subito. Cercherò di togliere il prima possibile l'immagine. D'accordo? Ma non vedo perché dovrebbero essercene. Io nel dubbio metto la... Questo? Ok. Io ho il mouse pronto nel caso da togliere. Chat sbagliata. Oh no, qua non c'è persona. Comunque, no, io ho un problema, adesso iniziamo davvero, però io ho un problema psicofisico, ossia che se già sono in attesa di Final Fantasy VII Remake, ma se mi fanno, se prima o poi mi fanno uscire anche Persona 5 da qualche parte, io non so come potrei reggere la cosa, ma Control. No, ok, allora, i DLC ancora no, opzioni. Ok, vabbè, questi vediamo. No, inverti mira, no grazie. Assistenza mira, sì grazie. Rigidità mira. Ok. Quando avrei la PS5 avrei tutta la collection, ma la vanilla, non la royal. Nella collection c'è la vanilla. Ho letto AM invece di oh, sto male, ho sputato. Modalità scatto. Vabbè, non ho idea di che cosa sto guardando, quindi un'altra volta. Controlli me li spiegheranno, volumi vedrò. Lingua audio. Inglese, ok. Silenzia la musica sotto copyright. Sì, grazie. Auricolari, altoparlanti. Altoparlanti. Schermo. Sì, vabbè, secondo loro dovrei giocare così. Ma vaffanculo, anzi, ti dirò che... For the sake of the live, la alzo un pelo. Perché so che Twitch si abbassa. Grana è la pellicola. Motion blur, vabbè. Interfaccia in italiano. Mettiamo i sottotitoli normali con un po' di sfondo. Sì, grazie. No, mimirino. Ok. Sì, te li ho appena dette. Forse un po' basso. Vediamo quando iniziano cose più... più movimentate, vedo i volumi. This is gonna be weirder than usual. Allora, per me lo alzo un po'. Can't be helped. You called me. So here I am. Super. Ok. This is gonna be strange. I know I should be out sometimes. I'm always glad to hear from you. Ditemi it's per i volumi, come al solito. I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. Jesse, presumo di essere io. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. Abbassare addirittura. We stare at it and we think that's the whole world. The room. Ciao, così. And the poster.
E chi è questo signore? A landscape, a famous person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. Strange, ha detto strange, life is strange. Hidden behind that poster that leads to the real world. Il mondo reale. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Che bello. Il suo modello è pazzesco. Allora, mi sembrano 30. Motion blur mi dà un po' fastidio. Penso lo toglierò. Penso di togliere il motion blur. Un po' scattoso. Secondo me è meglio senza. Col motion blur mi stava avendo l'ansia. Era troppo veloce. Allora, quindi Federal Bureau of Control. Control, anzi. So che ci sono varie cose da leggere, quindi. Allora, non, il fatto è che non è, non sta scattando, non è neanche OBS. Evidentemente il motion blur ci vuole. Il fatto è che è troppo veloce, non posso abbassare la sensibilità della telecamera. Sensibilità orizzontale, ecco. Abbassiamo un po' la sensibilità. È troppo velocissimo. Ecco, meglio. Questa è già una velocità che mi piace, perfetto. Dicevo, so che c'è un... comunque mi sembra a 30, non a 60. Però dovrei vedere nelle impostazioni. Oh, BB, scusa, scusa. BB, va bene, BB, non gliene frega niente a nessuno. Oh no, è di quelli che devi tenere premuto. Promemoria sugli oggetti proibiti. Collezionabile, oddio. Certi oggetti non sono apprezzati all'interno dell'agenzia. Va bene. Orologi smart. Qualsiasi cosa smart. Matite numero 2. Qualsiasi cosa rappresentazione. Qualsiasi oggetto considerato rappresentazione iconica dei concetti archetipici. Ad esempio paperelle di gomma, bottiglie di ketchup. Tutti i materiali sotto investigazione da parte dell'agenzia vogliono essere portati dentro attraverso gli ingressi privati. Cioè? Questi immagino siano vuoti. Certi oggetti non so. Gli incidenti recenti hanno reso necessario rilasciare un promemoria. Minchia. Ma che ansia! Ok, mi hai fatto entrare. Interno. Ah! Perché siamo in lockdown? Multiple containment breaching detected. Head of research. Ma perché le porte che si aprono da sole? Mi cago.
Pesa l'agenzia. Sì, visualizzo. Io leggerò tutto, mi dispiace. Staff sorveglianza redacted. Iniziativa per il data center costruzione. Testatura ufficio. Questi pulizia, rimozione di muffa. Mi cado. Tu? Mi cado? Per la tabella dettagliata, consultare pagina 5 per il confronto delle tabelle. Va bene. Ah, redatto da Dipartimento Contabilità FBC su ordine di Zachariah Trench, il direttore. E cos'è che hanno nascosto? E qui posso vedere chi ha scritto questo? No, ok. Quindi ci sono tre cose che sono state nascoste. Ah, tra l'altro qua ci sono tre cose. Equipaggiamento, risorse, missioni, ok. Questi sono tipo... Ah, questa è la posta pneumatica, ok. Questa credo sia posta pneumatica. Ok. Questo l'abbiamo visto, questo tipo l'abbiamo visto. E anche lui. Questo Gabri, chi c'è? Mi conferma che abbiamo visto anche lui, ma io ero distratto, vero? Era quando stavo modificando le cose all'inizio. Abbiamo visto anche il dottore. Mi sembra strano che abbiamo visto loro due, ma non questo dottore. Sicuramente abbiamo visto. Allora, mi dà un po' fastidio che quando corri la telecamera si allontana. Questo è un cesso. Ci sono i documenti nei cessi. Peccato, nessun documento. Nei cessi, ma io ho il singhiozzo. Federal Bureau of Control. Controllo, ok, All raggiungo. these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Ci sono anche io in questo gioco. What? C'è il dottore? Sei il dottore? Ho evitato di guardare per evitare. Oh no! Vabbè, chiaramente c'era anche lui, dai. Dai, lì palesemente posso passare sotto. Oh, c'è la parete. C'è la parete, mannaggia. Questi non possono entrare. Ma io volevo entrare nel pieno di cose scritte! Tra l'altro, questi ambienti di uffici mi fanno solo venire voglia di rigiocare Stanley Parable. Quanto cazzo voglio giocarmi The Stanley Parable? Rigiocarmi The Stanley Parable? Non vedo l'ora che facciano uscire la remaster remake. Ordini di sicurezza. Uno squalo in, malgrado fosse sotto controllo. Il permesso D, seguendo il protocollo di base, sparate per uccidere. Buona fortuna. Quindi stavano studiando qualcosa, presumo. E questo qualcosa gli è sfuggito. Mannaggia, volevo leggere bene. Questo qualcosa immagino gli sarà sfuggito. Please print clearly. Confidential. Un giorno ti giocheremo. Ti vedremo mai giocare Resident Evil 2 Remake? Probabilmente no, perché non ho mai giocato nessun Resident Evil in vita mia. Promemoria rapporti R4, quello del Nintendo DS. Salve, come probabilmente già saprete, i rapporti R4 devono essere completati entro la fine della settimana. Stiamo ancora attendendo i rapporti da un certo numero di persone. In caso vi serva una proroga, richiedete il modulo R4.E al vostro supervisore. Se pensate di essere esonerati alla presentazione del rapporto R4, vi servirà il permesso scritto da parte del vostro capo di dipartimento. Ricordate, i rapporti R4 sono obbligatori come da sezione del manuale degli impiegati. Se i vostri rapporti R4 necessitano di richiesta interdisciplinare per me... Capo dipartimento, dottor Darling, signora Marshall, signor Salvador, signor Kirklund saranno impegnati giovedì, nella revisione annuale del regolamento. Allo staff del direttore esecutivo, all'amministrazione, imminente scadenza per il rapporto R4. Ok.
Dove cazzo sei? C'è qualcuno che canta. Hello? Ah, lì, che ansia, mi son cagato. Questo registratore. Giustamente qui, non essendo ammesse cose smart, devono usare la macchina da scrivere. E questo è il tipo del quadro, raga. Questo era il quadro. Excuse me. Questo l'abbiamo visto nel quadro. There you are, guerriera Patachop. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Interview. To the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti. Janitor, by the way. Okay. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Benvenuti nella Holdest House. Jesse Faden arriva all'Oldest House, il quartier generale del Federal Bureau of Control, alla ricerca di risposte ai misteri della sua gioventù. E anch'io c'ho un po' di ansietta. Poi vedi, c'è questa polverina in giro. E non è polvere, c'è chiaramente qualcosa di strano. Ok, questo è lo stesso corridoio. Abbiamo fatto il giro. Non lo so, perché ho l'orecchio tappato, quindi non me ne rendo conto. Ahia. Però non lo so. Siamo tornati all'inizio. E al posto... Oddio Cristo. Al posto del quadro dove c'era lui, ora c'è l'ascensore. Questo è l'inizio, siamo all'ingresso. E nell'ascensore ci sono le sue cose. Il suo modello è molto bello, ma qualcosa di strano. Sembra tipo sproporzionato. Non lo so. Ha un po' di mentone, non capisco. Però sì, allora, secondo me è un po' per via della telecamera messa a mezzo busto. E tenendola alta, cioè quando la tengo così, sembra che abbia le gambe corte. Però è anche lei forse un po' bassa. Una bellezza non convenzionale, come tutte le ragazze di Mr. Robot. Ciao, comunque. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Hello! Will you help? C'ho un'ansia. Però mi sta... Ah. Allora, non so se qui ci sarebbe stata una canzone, probabilmente sì. Presumo che qua ci sarebbe stata una canzone, ma nelle impostazioni ho detto di togliere le canzoni col copyright. O forse non ci sarebbe stata una canzone. Va bene, don't worry. Thank you.
Me le ascolterò per conto mio. Se c'è l'opzione, la metto sempre. Control. Lo so, però ho paura che siano stronzi e che mi bannino lo stesso. Non lo so loro come la prendono. L'album è stato scritto solo per Control? O hanno usato le canzoni di? Perché in quel caso la metto la canzone, però se mi dice che è protetta da copyright, silenzio la musica sotto copyright. Facciamo una quick research. Quick research. In control. Ciao Gavs. Sto cercando. Uffa. Arrivo, sto cercando se questa cazzo di musica la posso mettere oppure no. Allora, io mi ricordo che c'era un, ecco, List of Unsafe Games. Uno aveva fatto uno spreadsheet. Shit. Control. Ho visto che stavi giocando. Purtroppo control, essendo una parola che ha anche un altro significato, non aiuta. Oddio, che pa... Allora, ho un modo per verificare una cosa. Vado un attimo in burb, arrivo subito. Acciughe! Acciughe salate! Acciughe sardelle! Tutte salmonate! Salmone! Caparossoli! Risotto! Anello di seppia! Spaghetti alla ragosta. Anguilla frittura mista, polpa di granchio, scampi alla griglia, salmone, caparossoli, risotto all'erba di seppia, spaghetti alla ragosta. Spaghetti allo scoglio, pizza mare e monti, pasti di gamberi, ma soprattutto acciughe, acciughe salate, peocci e trote, salmone e seppie, anguille e granchio, scampi salmone, acciughe, acciughe salate. Allora, eccomi, eccomi. Ho deciso di rischiarmela. E vediamo, vediamo come va. 17 years since the men of this bureau took him. Sono passati 17 anni da quando quell'uomo del bureau ha preso chi? Oh sì, ti prego, le scatole. Pausa che trascorrerò giocando a Nier, mi sembra onesto. Che problema c'è?
che il gioco mi dà la possibilità di togliere la musica col copyright. Però la musica col copyright è molto bella. E però stavo controllando se qualcun altro l'aveva streamato con la musica. E niente, ho deciso di prendere questo rischio. Spero di non incappare in casini. Promemoria terminologia applicata. Approvata. No, allora, vabbè, se mi buttano giù, al massimo mi buttano giù il VOD, però... Ho cercato in giro, nessuno ha avuto problemi, quindi spero sia tutto a posto. Poi in realtà in quella sigla, in quell'inizio, non c'era musica, quindi non me ne dovrei preoccupare. Promemoria, risposta, a progettazione materiale pubblico. Mentre si preparano le notifiche di decesso relative all'EMA... che non sappiamo cosa sia, di Willow, rispettare le seguenti linee guida. Parole e frasi da usare al servizio del proprio paese, dispiace l'orgoglio, verrà ricordato. Parole e frasi da evitare: Alaska, forbici, sangue, perdita, scuse. Tra l'altro, perché sta suonando l'allarme? Eccolo. Sì, però i modelli possono compenetrare un po' di meno. Ah, ok. Ma se arrivo qua? Ah, no, ok, niente, non è. Per un attimo ho avuto paura fossimo di nuovo all'ingresso. Ok. Quindi in questa porta non ci posso entrare. Ok. Non vedo niente, ok. Ciao, tizio. Non posso aprire le cose. Ok. Ah, porta, accendiamo dopo. Credevo di averlo fatto io il rumore. Trench, non disturbare. Non ufficiale. Barbara, non voglio essere disturbato. Annulla tutti i miei appuntamenti per oggi per tutta la settimana. Non posso fidarmi di loro, Barbara. Barbara, di nessuno di loro. E giustamente, ripeto, come prima, non potendo avere cose smart, devono usare la posta pneumatica, perché non si possono mandare mail. Si possono solo mandare queste lettere. Ok. Central Executive, non ci possiamo andare, bloccato. Office of the Director, Zaccaria Trench, ok. Quindi Trench ha scritto a Barbara di annullare gli appuntamenti. E chi è Barbara? Shit. Mappa, oddio. No, non volevo. Ok. Il consiglio. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world eventi del mondo alterato upon the perceived reality. Ah, AWE, ok. Quello so che prima non mi ha detto Ame. A prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Oh, look at this place. Where am I?
Segui le istruzioni del consiglio per completare la sfida del piano astrale. Ok, posso mirare. Perché ho un mirino al centro dello schermo, no? Immagino mi daranno un'arma. Gomma da masticare, Polaroid. Tutte e nessuna delle precedenti. Questi sono i concept di tatuaggi che vediamo nella tua mente. L'arma di servizio. La casa prigione che occupi. Oh! Cosa sono questi oggettini? Vita, immagino essendo azzurro, in basso a sinistra c'è la mia vita. Controlla la pistola a casa. Tanto achievement che come al solito non vedo. Ok. Ok. Now I have a gun. Ok. E posso sparare, ok, anche a caso. Grazie dell'auto-aim, molto gentile. Minchia se auto-aim. Cioè non è auto-aim, però anche se lo sparo, anche se li sparo da lontano, li prendo lo stesso. Cioè non da lontano, anche se sbaglio. L'arma in servizio, oh, rigenera la propria ammunition quando non viene usata, perfetto. Mi dispiace che stia parlando poco, ma c'ho un'ansia micidiale. Posso... No, prima mi ha fatto un effetto... Ok. C'ho un'ansia incredibile. Più che altro... Attendo a capire la questione dei poteri. Perché io so che lei... Ok, sì, queste cosine sono vita. Se non ricordo male, lei ha una roba un po'... Alla... Aiuto, non ci morire, non ci morire. Sui poteri mi ricordavo Forspoken. Allora, prima di tutto non mi ricordo abbastanza di Forspoken per... No, volevo... Vabbè. Però sì, cioè lei ha dei poteri... se non ricordo male, lei ha dei poteri di telecinesi, di qualche senso. O comunque di controllo dello spazio. Trench sta parlando. Prova di proteggere l'agenzia. Non deve proteggere il grande mondo, deve proteggere l'agenzia. Sì, quella è viva, perché prima ti stava chiaramente parlando. Quando subisci danni, i nemici ti lasciano punti di salute. Sì, ma qui hai tipo l'universo, perché non leggi qualcosa? Ti prego, leggi qualcosa. È chiaro che non sarà safe to... Sono video veri. Oddio Cristo. You stopped it. You... Oh, thank you. Guarda come mette la mano alle labbra.
Grazie, auto-aim. Ricerca archivi, guardia IS. C'è un sacco di roba dopo. Lettura indefinita. Ok. Immagino potrò migliorare. Parliamo della qualità delle cutscene. Sono basito, che bello. Allora, alcune cutscene erano video, eh. Non erano non era CGI, eravamo proprio dei video. Però porca puttana. Ah, leggiamo cosa abbiamo trovato. Multimedia, immagino. Ah, il video che... No, vabbè. Altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note. Remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Cos'è una OOP? Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian... Lì ha tagliato, manca un pezzo. Lose, and you're well. Fine. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Ah, è quello del quadro! Questo è il tipo del quadro, ok. Il tipo del quadro. E comunque mancavano dei pezzi al video. L'agenzia dispone di molto personale per la sicurezza interna. L'IS. Ricerca sull'entità IS. Guardia di sicurezza corretta dal... Ah, quindi l'IS è un qualcosa, un'entità. Uso i fucili standard bullpup, in dotazione prima della corruzione, mentre le guardie armate hanno con sé fucili a pompa. Minchia. Non hanno abilità paranaturali visibili, con l'eccezione che certe forme di guardie IS sono protette da un denso scudo di risonanza IS, in grado di fermare i proiettili. Questo scudo è forse il risultato di una corruzione prolungata da parte dell'IS. Punta individui addestrati a combattere a questo livello di consapevolezza. Quindi è un'entità. Gli ospiti addestrati per combattere vengono riservati al ricombattimento. È chiaro che gli individui corrotti mantengono la conoscenza dell'uso delle armi. Fa riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Fotografia del direttore Trench. Arma di servizio. Data di acquisizione 4 agosto 64? What? L'oggetto è di forma variabile. Quando legato, l'oggetto permette ai parautilitaristi di... Deve essere legato esclusivamente ad individui che aspirano al ruolo di... L'oggetto determinerà se... Se rifiutato la candidatura verrà respinta. L'oggetto è stato scoperto all'interno della Oldest House, nella stanza ora usata come ufficio del direttore. Quindi è una roba aliena, cioè... Mjolnir, Excalibur, Varunastra, tutte armi che testavano la forza d'animo dei loro possessori. Dovevano essere i prescelti per poterla usare. Se gli oggetti del potere sono la convergenza di forze basate dal subconscio collettivo, questa potrebbe essere la manifestazione originale di quell'evento. Se questo è il caso, vedere la presentazione del dottor Darling 11.1. Qui ancora niente. Immagino usciranno altre guardie. Affari esecutivi. Ah! Chi vi aveva visti? Dove? Oh, criminali! No!
come caduta. Volevo andare a prendere la loro vita, perché loro droppano vita. Accedi ai punti di controllo per ripristinare istantaneamente la salute. Ok. Ma qua si può entrare comunque. Questo però non è un punto di controllo, immagino. Allora, vai. Devo giocare un po' safe. Non sono abituato, ma devo giocare un po' safe. Facciamo la porta. Ok, il cesso. Dammi vita, quanta poca. Tra l'altro cos'è quei triangolini che mi stanno dando? Cazzo. I razzi e gli attacchi telecinetici dei nemici. Come scusa? No, allora io faccio cagare, eh. Partiamo da questo presupposto. Non era così difficile, eh? Dai, ammettiamolo. Prenotazione per cena. Ok. Ma è questi appesi? I brividi. Cioè, queste si sentono queste voci. Allora, questo è il cesso, abbiamo detto. Mi stanno venendo i cazzo di brividi. Non è normale. Cioè, nel senso, dai, stai calma. Eeeh! Che casino. Ah, qui. No! Prima volevo vedere questo. Superpotere della protagonista, ribaltare i tavoli camminando. Sì. Lettura indefinita. Dio, non sapere cosa siano. Allora, chiudiamoci dentro. Chiudiamoci un attimo dentro e leggiamo la prenotazione per cena. Alle 19 al Chambre. Sua moglie la raggiungerà lì. Non faccia tardi. I fiori sono disponibili alla reception all'ingresso. Ricordi, compie 46 anni. Immagino che anche questa fosse per Trench. Quindi Trench ha una moglie. Immagino che ha 46 anni. Quindi, controllo esecutivo. Esecutivo centrale, scusa. Hissing sound that tried to evade me earlier. Hiss, perché è sibilo. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy.
Sì, quando ha chiesto "Is the hiss your enemy?" ha fatto quell'effetto grafico. Quindi io immagino che lei senta qualcuno, avrà una seconda voce dentro di sé. Io immagino che lei senta qualcosa. Lei abbia un qualcosa di... No, nel dubbio la musica, facciamo che evitiamo di no. Alla piramide. Vediamo quella lavagna. C'è una lavagna qui. Remember to wash our hands, vero? Speak in moderate volume, no personal calls, no food or drinks around bureau documents, no using the photocopier for personal projects, wear access badge at all times, no discussing confidential projects out loud. Ah, the one to finish the coffee pot makes a new one. E quanto anticlimatica, sì, però perché? Perché? Soprattutto che cazzo c'è su questo schermo? Ah, ok, mi sembrava un alieno. È il loro simbolo da... Qua c'è la cazzo di piramide! Devo saltare? Ma li genera! Oddio, questo è tipo un boss. Oddio, oddio, oddio. Oddio, 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 oddio. Dammi vita. Spammo. Aia! No, ma dai! Cazzo. Cosa sono i punti di controllo? Continuo a sputtare. Bellissimi questi colori comunque. Pazzeschi. No, ma le cose... Ok. Cioè la roba che ho trovato... La roba che ho trovato qua ce l'ho ancora, sì. Hissing sound that tried to invade me earlier. Ok, dai. Però i collezionabili me li ha tenuti. Quindi posso andare. Ok, ora spawna quello grosso. È già spawnato, è già spawnato. Vai via, fammi curare. Vattene. Spostati. Ma c'è vita, c'è vita, c'è vita. Vai via. Ok. Prima di tutto mi ha trovato un sacco di cose. Tendenza nascosta. Purifica il punto di controllo. Did it. We did it. We. Can you hear me?
the Bureau. Are you still sane? Chi è Pope? Ok, qua è tutto chiuso. Please, talk to me. We saw you deal with the... Qui è bloccato. Qui è bloccato. Ah, ok, quindi mi stanno guardando dalle telecamere di sicurezza. E siccome sono tutti... Ah, modifica arma, guarda. Sì. Ah no, ne potevo scegliere uno solo. Rinnovamento energia. Energia ottenuta dai colpi in testa. Cioè... Questo invece è... Danni contro la corazza dei nemici. No, mettiamo energia. No, sì, colpi in testa non ne faccio. Allora, leggo prima. Valutazione dei visitatori. Benvenuti al Federal Bureau of Control, fondato nel 64 come parte dello sforzo per rafforzare le relazioni con il 64. Siamo felici di prestare servizio per gli Stati Uniti e il suo popolo, alla ricerca dell'eccellenza in tutti gli aspetti dell'infrastruttura e nella sua stimata nazione. Se non dovessero andarsene, ponete una delle seguenti domande. Siete qui per incontrare qualcuno? Siete di New York o solo visitatori? Come avete trovato questo posto? Se le loro risposte sono innocue, spiegate che è un ufficio federale, quindi non possono restare. Se le loro risposte sembrano... scortateli in una stanza privata, eseguite poi la valutazione psicologica Gunners. Se la loro risposta è nella gamma accettabile della normalità, consultare la tabella legata immediatamente, non si è mai troppo sospettosi. No. Leggende metropolitane. Si crede che le leggende metropolitane influiscano sulla creazione di materiali alterati, ma possono anche decidere le caratteristiche di un evento del mondo alterato. Le leggende metropolitane sono concepite come l'evoluzione moderna degli archetipi Jung. Riconosciamo certi pattern informati al nostro e resi popolari dai media. Abbiamo ripetutamente provato che le leggende urbane possono essere inserite artificialmente o possono essere, come dire, convinti nella cultura popolare usando il programma televisivo antologico creato dall'agenzia Black Mirror. Certi fenomeni paranormali contengono chiari elementi di folklore popolare, ma che succedono solamente nei un paio di forbici che consumano umano attraverso due buchi nel... Scusa. Non sono solo storie per bambini, sono realtà paranaturali in attesa di avvenire. Fare riferimento al 4936942 del culo per il rapporto completo. Io mi sto cagando addosso. Mi sto cagando addosso male. Guidata all'edificio del custode Attige, si trova Zaccaria Trench, direttore dell'agenzia, morto per un colpo d'arma a fuoco. Bello che c'è un po' di riassuntino quando controlli le missioni. Oddio, oddio, se ci sono le missioni vuol dire... No, che ci sono delle secondarie. Oh no. Raccoglie la pistola di fianco al colpo e si trova nel piano astrale. Lo strano consiglio di incoraggio, ok. Ok. Ma quindi... Ok, dai, va bene. Parliamo sto cazzo di interfono. No, prima... bello. Abiti civile, ok. Dovevo andare di qua? Nella stanza di sicurezza. Questa è la stanza di sicurezza? No. Guarda la bandierina. Memoria della casa. Ok. Era in una porta. No, ah, era qui, ok, eccolo. Ok,
Can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. Okay. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Me l'aspettavo molto più pauroso. Io me l'aspettavo molto meno pauroso. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss? That works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Perché il direttore? Trench is dead. Shot. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Non ci avevo pensato. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? Cosa vuol dire questa cosa di diventare il nuovo direttore? A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Sei sanissima. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. Okay. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Okay. Infatti stavo dicendo come io, ma alla fine è la cattiva. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Questa cosa è la doppia personalità. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Ti controllo. Sì, grazie. I punti di controllo sono luoghi che l'agenzia ha identificato come nodi vitali della Oldest House. Quando i dispositivi di armonizzazione appropriati vengono disposti intorno al punto di controllo nell'organizzazione di un... L'area circostante non subirà alcuna alterazione nell'edificio imprevista. Questi punti di controllo vengono scoperti tramite rilevazione di un ping non ostruito utilizzando il in un raggio di 11 metri. Numerosi ricercatori hanno provato a definire i punti di controllo chiamandoli giunzioni nervose o ancora punti vulnerabili della Oldest House. Il fattore comune in queste teorie è che i punti di controllo sono suscettibili all'influenza esterna, cosa che ci consente di stabilizzare l'Oldest House e lavorare al suo interno con più fiducia. In teoria questa tecnologia potrebbe essere estrapolata per stabilizzare l'intera Oldest House, ma i test hanno rilevato che alcune parti dell'edificio rifiutano di essere stabilizzate. Fare riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Purifica l'agente corrotto dal LIS. Tipo quale? Ah, lui. Lei. Come
burrow too deep. Lo scopo di questi contenitori è propagare. Come delle spore e un amplificatore di segnale wifi. Forse sono dei bozzoli che si preparano alla prossima fase evolutiva. Quando attaccati gli agenti spariscono, forse entrando in uno stato di invisibilità. Va bene. Farinetto. Ah, fascicolo maledetto. Fammi vedere non letti. Ok, mancava il pezzo. Cioè, ha scritto sull'ordine del direttore Jesse Faden. Questa cosa del direttore non so perché non mi torna. Amico. Che over here, over where? Ok, over here. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, director. Jesse. Queste porte automatiche mi mettono un'ansia. I'll risk it. Listen. The bureau was involved. Ordinary. Incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is. He mentioned something called... Ah, the ghost. La sua voce. But I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Sono sempre più confuso. It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. Kind of made a point about not wearing one. No, Tomasi. Keep an eye out. Quindi dobbiamo uccidere Tomasi. Il prossimo boss è Tomasi. Ok, sì, spiegami perché. I'm not a director type. Not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but okay. There are other reasons too. Okay, tipo I said quali? I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. In effetti. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Brando? Gartic? È Gartic Phone? Chi deve disegnare ora? The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Okay.
Ciao, special dog, buonasera. Sì, controllo oggi, per la... come si dice? Per la... non ce la posso fare. Per la... la settimana del... il gioco della settimana del Game Pass. My Second Enemy. Oh no, il primo cos'è? Nier. Oh sì, ti prego, più salute. Entra nel dipartimento comunicazioni per trovare il telefono rosso. Ok, Nier e controllo. Ritratto del direttore Zachariah Trench. Ah, foto e ritratto. Non conosceranno il sacrificio necessario da parte nostra, non ne hanno bisogno. Comunque, appunto, la questione è, come dicevo anche gli altri giorni, anche oggi. Cosa stavo dicendo? Ah, che l'intento del gioco della settimana nel Game Pass è di scoprire se mi piace. Eventualmente continuarlo per conto mio, oppure trasformarlo in serie del canale, oppure dropparlo malamente. Contro parole di gran lunga. Beh, sono comunque anche giochi completamente diversi. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source. 30.000 punti sopra il from the goal. Cosa c'è da 30.000? Sprawling complex with Ah, il flexissimo. Well. Vabbè. I don't even know where to start looking. Flexissimo non, cioè, But non ha in the neanche un context, it's good significato. news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Ok, quindi comunque non stanno cercando di distruggere You tutto. mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting Però manca lo spazio dopo il punto. transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is Se non la essential work, cerchi, non la unstable. trovi. The bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. That's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Oggetti al Can you tell me what an object of potere. Beh, io power tutto is? voglio sapere, ci mancherebbe altro. This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize Sì, this? più o meno. Got it. Thanks. Non ho ben capito cosa sono gli oggetti alterati, però va bene. So HRA stop you from becoming hiss? It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his Quindi behavior sapeva. makes me wonder what exactly he knew. Quindi qualcosa Alice lo Thanks, conoscevano. Emily. No, I'm ragazzi, non sure I'll spoiler have niente, questions spoiler soon. Need for Speed. Just let me Need know. for Near. Allora.
Entra nel dipartimento comunicazione. Ok, dov'è il dipartimento comunicazioni? Dove devo andare? Un aiutino di qua? No. Di qua, ok. Grazie, strana aura. Dead letters? Ma chi li guarda i cartelli nel 2021? Anche meno bullismo. Oh. Recupera energia io però, non ho capito cosa sia. Perché io non ce l'ho l'energia. Cioè l'energia è tipo... Perché... Cioè, correre mi consuma stamina. No. Vabbè. No, la salute è la salute, non l'energia. Perché qua c'ho salute, energia. Sono due cose diverse, la salute e l'energia. Energia è altro, però mi danno cose che ancora non so. E allora qua non metto energia, metto armatura. Metto danno armatura. Ho come l'impressione che lui sia Tommasi. Però lui è proprio morto. Lui è completamente morto. Non è stato infettato. Lui è morto. Lui è proprio morto male. Memoria della casa. Questi sono proprio morti. Ah, lì ci vado dopo. Sì, questo che urla è abbastanza ansia. Qua c'è la morte totale. Barriera IS. Ok, ho sbloccato qualcosa. Qua c'è un cesso. Lo sapevo che avrebbero messo qualcosa nei cessi. Ah, questa è la cafeteria. Ok, ok, ok. Caso. Ma la barriera si è spenta. No, dopo voglio andare qui, scusa. Ok. Al costo di morirci, voglio provare a vedere cosa c'è lì dentro. Ah, l'ho aperto.
Ha fatto uscire qualcosa, ma non me l'ha dato. Ah, manneggio. Manneggio. Era una faccia, pale. Io mi perdo di nuovo. Ah, ma sono proprio tornato indietro, cioè. Però i collezionabili me li ha tenuti. No, allora, barriera IS. Stavolta ti dovevo distruggere le fonti multiple di risonanza e distruggere l'entità IS nella zona. Ok, ok, ok. Ok. Fascicoli caso. Reso conto dell'evento di Havana. Nell'ambasciata degli Stati Uniti all'Havana si è verificato un evento acustico che ha ferito la maggior parte delle persone diplomatiche, con sono state rivelate tot vittime. È stato indicato come un caso di un forte rumore, alcune improvvise vibrazioni molto intense accompagnate da una forte pressione alle orecchie. Il tutto è durato per tot minuti. Non è stato osservato alcun fenomeno apparente. Ok. La formula I9 nelle vicinanze. Un singolo stivale cowboy è iniziato a vibrare, manifestandosi come oggetto alterato. Madonna, sta roba però. Rapporto settimanale. Ok. Ok. Allora dai, vediamo di non fare casino sto giro. Welcome message. Almeno i collezionabili non li devo ricollezionare. Là ci voglio andare dopo, abbiamo detto. Ah, anche qui la gente se n'è andata. L'altro cesso. Notifica di area instabile. Causa delle recenti fluttuazioni nel punto di controllo più vicino ai livelli di stabilità di quest'area è stato abbassato a giallo. Verde stabile, giallo bassa, arancione alta, rosso frequenti. Ok. Io però voglio riprovare a entrare in quel posto. Si era droppata una cosa. Vabbè, evidentemente l'ho presa senza accorgermene. Anche qui ci sono le zone, esatto, esatto. Vabbè, è stato un suicidio per la scienza, ne è valsa la pena. Qui dentro non ci puoi entrare, però l'ho capito che non ci posso entrare, però ho aperto quel coso. Quindi pensavo che ci fosse qualcosa dentro. Però, vabbè. Non ci entrerò più. There it is again. Our welcome message. Tra l'altro credo comunque di aver visto tutto il resto. E vabbè. Yes, it's overpowering here. Ah, quindi non devo andare qui, devo andare giù. Ok. Dovevo andare nell'altra porta. Là dietro, esatto. Qua dietro. Ah, qua è stata isolata la cosa. Madonna. Dov'è che è che l'ho vista? L'ho vista prima. Era questa? Era questa. Ah, dead letters, lettere non recapitate. Ok. Non ci avrei mai pensato. E non vedo nulla. Dio meccanico. Non è una bestemmia tipo Evangelion. Non vedo niente. Minchia, immagino che su Twitch si veda ancora di meno. Però in teoria c'è quel raggio, quindi penso che questo sia un punto di controllo. Presumo che poi le luci si accenderanno.
sì, perché ci sono i cubetti. Immagina che io sono in camera mia 360. Madonna. Già io non vedo niente. Non oso immaginare. Pure a bassa qualità. Ma quindi oggi è il multi-quality. Yes. Efficienza rinculo frantumato. Cosa cazzo ho visto? Ah, sono quelli con l'armatura. Ok. Però io l'armatura c'ho il coso che te la spacca. Ma paura! Robit! Ciao, grazie mille per l'host. Benvenuti, Raidanti. Ah, aiuto. Adesso... Ah, ok, perfetto. Prima di tutto, che paura. Robit, grazie mille dell'host. Ti conosco da Otamega. Quindi ciao, ciao Ota. Immagino se l'essi arrivato anche tu. AC94, grazie mille del follow. Benvenuti, Raidanti. Grazie mille dell'host. Giacomino88, grazie mille del follow, non dell'host. Ciao, ciao, grazie a tutti, benvenuti. Vabbè, faccio una mini presentazione. Dai, io sono Sigma. Il Sa è muto, come ho scritto. Ciao, ciao a tutti. Niente, vabbè. Non mi so presentare perché non mi è mai capitato un host di una persona che non conosco bene. Quindi, parli di me. Sono Sigma, faccio cagate, gioco alle cose, ho il Game Pass, e niente, qua c'è un po' di variety, quindi se rimanete vedremo un po' di tutto. Oggi è la giornata dedicata... Ah, grazie per il follow, poi ricambio anch'io, don't worry. Oggi è la giornata che ho deciso di dedicare a provare ogni settimana un gioco del Game Pass alla volta, provare appunto ogni volta un gioco del Game Pass e decidere se dropparlo malamente, continuarlo per conto mio oppure portarlo come nuova serie del canale. Attuale serie fissa del canale c'è Crash 4, che siamo addirittura d'arrivo. Poi in teoria c'è un giorno dedicato ad Isaac, che però è quello che può un po' più saltare. Una serie di Dark Souls 2 in coop con un mio amico, che anche quella sta per finire. E poi niente, altre cagate. E niente, cosa dice di me quel fettente idiota? No ragazzi, voi non avete visto questa cosa infernale. Voi non l'avete... Però io ho il trucchetto e ve lo faccio vedere lo stesso. No, no, voi state ridendo, ma... No, troppo. Allora, qui stavo parlando di me, no? Della mia vita, di cosa faccio. Cioè, tutte le cose che dico, le mie serie, cosa vuoi. Stavo parlando normalmente, cercavo di fare un discorso completo... Quando all'improvviso è successo... Mi son cagato in mano! È stata una roba! Ma mi sta spaventando tantissimo! Mi sono cagato fortissimo. Comunque nota, non sto registrando il video. È il programma dell'Elgato che ti permette di fare... Cioè non lo registra ma ti permette di fare replay. Quindi appunto oggi è il giorno del Game Pass. Ho deciso di provare Control, che era lì che mi guarda da mesi. E niente, faccio cagare, muoio in continuazione. Però è molto divertente, mi sta mettendo un'ansia incredibile. L'unico personaggio in tutto Control che non ha anima ed espressione di faccia. Ma è tremendo. Ma poi come si è compenetrato nella telecamera? Cioè, mi dispiace che la... Come si dice? Scusate, corro un attimo perché questa sezione l'ho già fatta e sono morto. Cioè, aiuto! Tra l'altro, cos'è che ha scritto prima? Siamo riusciti una partita al di sotto della lampadina su Control. Siamo qua per riprenderci. Ma quindi stavi giocando a Control anche tu? Aspetta che apro a questo punto. Ah,
hai capito che twist? Allora non devo spiegare. Ah, dai, ne approfitto per mettere il follow. Hai capito che twist? Allora non devo, non devo spiegare niente. Ho aperto. Ho aperto. Ota, ho aperto. Ho aperto. No, no, ma non ho aperto la live. Ho messo il follow. Ho aperto la pagina. La pagina di Twitch. No, non mi spoilerò niente, don't worry. Letteralmente ho aspettato mesi senza guardare nulla, proprio per non spoiler, perché avevo intenzione di giocarlo prima o poi, e adesso me lo gioco. Comunque, aiuto. La vita, la mia vita. Comunque, ancora grazie per essere venuti, mi fa tanto piacere. E in particolare a questo punto ringrazio Ota, che ha dato il consiglio di venire da me. Allora, io l'ho proprio appena iniziato, cioè ho giocato un'oretta e mezza più o meno, e c'ho l'ansia della vita, mi sto cagando in continuazione. A me non piacciono gli horror, però questo non è horror, però è abbastanza ansia psicologica e mi sta facendo impazzire. Cioè ogni cosa che succede io tipo, oh mio Dio no, la mia vita è in pericolo. Prima ho avuto i brividi per un discorso, ma si è messo, si sta piantando a piovere, no. Per un attimo ho visto una goccia, credo si stesse mettendo a piovere. Che paura! E tipo ho detto, boh, ma cioè la mia vita in... chissà come arriverà alla fine. No, ma allora, infatti devo incredibilmente valutare se giocarlo per... Cioè, io vorrei tanto giocarlo in live. Però ecco, la mia ansia, esatto, la mia vita, cioè nel senso, rendiamoci conto del mio disagio. C'è già la mira assistita, è quello il problema. Sto già giocando con la mira assistita e faccio cagare lo stesso. Perché io mi perdo sempre in questa stanza? Perché io non sono abituato a giocare con questo. Cioè... No, la modalità immortale non ne vale la pena. Ma in realtà, cioè... Non è così difficile, è solo che io vado troppo a cazzo durissimo e quindi ovviamente vengo circondato da 200 persone e muoio. Semplicemente non sono granché abituato a... In generale a questo stile, a questo genere. TTS. E quindi... Ah, la bagassa tua! E quindi sono scarso come la merda. Vabbè, io uso il controller perché sono su Xbox. Giocassi su PC probabilmente avrei giocato a mouse e tastiera. Che tra l'altro la mira assistita non è neanche mira assistita. È tipo ti sposto il colpo per coprire. Miglioramento precisione, sì. Dov'è? No, è rotto. Oh no, ecco, miglioramento precisione. Oh. Tanto modifiche personali. No, meglio ripristino. Usare il cartone su PC, Robby. Sentite anche lo specie. Madonna. Questi si insultano. Questi si insultano. Tutto content, tutto content. Vita, vita, dammi la vita. No, muorici. Headshot. Headshot, fortissimo. Mamma. Prego. Curami. Ok. E questo immagino sia un punto di incontro. Guarda che quella perk non incide sulle tue skill. Immagino che aumenti l'auto-aim. La mira assistita al minimo. Ma perché non è un solo... Cioè, ci sono più... Non c'è minimo, massimo. No, assistenza no. No, questo no. Un conto è questo, ma mira assistita... io questo voglio. Si applica quando si usa un controller.
Tra me e Ota c'è lo stesso amorevole rapporto che hanno di solito i maschi. Ci si insulta per... No, ma infatti immagino. No, modalità assistenza è troppo. No, assistenza mi sento debole. Per ora mi sento debole a usare l'assistenza. Verità badante. Ok, lettere non capitate. Eh sì che sono Xbox. Non sono scemo. L'ho detto, giocassi a PC l'avrei giocato mouse e tastiera. Solo che ho preferito fare da Xbox per una questione di sicurezza delle capacità del dispositivo. Signore, ti ho visto. Dove crede di andare? C'era un tipo che camminava, raga. C'era un poliziotto. Ok, no, forse eri tu appesa per aria, in effetti. Allora, però immagino di avere cose da leggere. Trends. È fattibile, al controllo bisogna solo prenderci in mano. Saranno le mappe il tuo peggior nemico. Ma ho già paura. Cioè, nel senso, ho già l'ansia delle mappe. Perché quella mappa non mi sembra di capirci niente. Spettabile, direttore Trench. Mi piacerebbe ringraziarla per aver approvato la mia richiesta per l'archivio. Va bene. Catalogare tutti i messaggi non recapitati in possesso dell'agenzia. Ci fornire un database estremamente utile che le squadre di ricerca potranno usare per trovare eventuali connessioni e argomenti. Ok. L'archivio ci consentirebbe di preservare tali immagini. Ok. Le lettere sono arrivate qui da vari... Sarà che questa non sia redatta. Da vari luoghi e momenti raccolta dal servizio postale come non consegnabili. Quelle fasi ci consentono di ricavare informazioni su come l'ignoto sia percepito dalle persone reali. Ovviamente prima compilare un sistema che ci consentirà di analizzare le lettere per rilevare bla bla bla. Non vedo l'ora di immaginarmi le mie lettere non capitate. Poi Dio meccanico, che non è come Evangelion. Ho fatto un sogno costruito, ciò che ho visto in esso. Una macchina che ospiterà Dio, ma non il Dio che conoscete o quello che tutti conoscono. Un nuovo Dio. La macchina sarà il suo corpo e la sua mente. L'ho creata proprio come il sogno me l'ha mostrata. Ho usato il motore di un frigorifero e le bobine del mio tostapane, oltre alle ventole e la cinghia di distribuzione del motore della mia auto. Infine le ruote dello skateboard di mio figlio. Dio non può ancora muoversi, ma il sogno ha detto che avrebbe imparato a farlo da solo. Madonna. Questo è solo un primo corpo iniziale, come un neonato ma in versione meccanica. Dio ha solo bisogno di un punto di inizio. Ho letto il messaggio di Gabri. Se volete intervistarmi, contattatemi all'indirizzo indicato sulla busta. Il mio telefono non funziona più. Ho dovuto usare il meccanismo di disposizione di composizione del numero di Dio. Di composizione del numero per Dio. Per Dio! Dio meccanico. Allora, no, per un attimo mi era sembrato di vedere un tipo camminare, ma probabilmente era solo questa signorina appesa. Ok, Communication Department. Però un attimo, prima voglio vedere se c'è qualche documento qua in giro. Central Executive è da dove siamo arrivati. Qua c'è la mensa. Ah, questa è la porta blindata. Vado dopo. Sono tornato adesso e ho visto messaggi di sconforto. Ma no. Solo gente che si chiama criminale Ma so parlare l'italiano? Evidentemente no. Dicevo, solo gente che si chiama criminale. Comunemente detta blindata. No, ma dall'altra parte c'era una porta tipo con le cose. Cessi comunque sono tutti molto puliti, devo dire. Pavimento un po' bruttino, però molto puliti. Vedi, dicevo tipo questo con la roba intorno. C'era anche prima. Ma ho fatto cadere un foglio! Miglioramento energia. Energia che mi è sembrato di capire ancora non so cosa sia. Oh!
Fratm! Ah. Ciao muro, come va? Che cazzo di ansia? Tutto ciò che posso dire? Memoria della casa. Prima o poi scoprirò a cosa serve. Club del libro. Samson. 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 Whoop. Il titolo LSU potrebbe riferirsi a cose. Parte migliore è la storia, sono state le battaglie spaziali. Va bene. Quel cane spaziale, Special Dog, se ci sei ancora, qui parlano di te. Combatti assi del volo. Cazzo, è lui. È lui. Quello che mi ha rovinato tutto è stato quando il mio personaggio preferito è stato ucciso. Spoiler! Si è beccato una batteria in faccia di... Privé di quell'anomalia gravitazionale, la sua morte non era affatto necessaria. Lui si è preso un coso di posta pneumatica in faccia. An object of power. Looks like the hiss latched onto it. We need to close it. Ah, io vado in bagno se può. No, non è il bagno. Mary! Oggi è la giornata dei ride. Mary, grazie mille del ride. Benvenuto, benvenuto. Mi dispiace, l'ho detto prima. Ciao, nobody. L'ho detto prima, mi dispiace aver fatto la cosa che siamo insieme. Però è niente, un casino, un casino. Grazie mille del ride, benvenuti tutti. Ciao Andrea, ciao Ave. C'ha le facce questo. Ciao, qua siamo nell'ansia. Qua siamo... C'è il danno da caduta? Sì. Buona sapersi. Signora, che paura! Hai di nuovo, signora! Meriticchia, culi. Culi! Grazie, Mary, grazie mille del No, dell'abbonamento, non è un prime, grazie mille. RS a covaccia ti permette di riparare dietro gli oggetti bassi. Ok, tipo questo è un oggetto basso. Mi sono cagato tantissimo perché non me lo ricordavo più. Ma posso fare più all'oggetto? No. Aia, aia. Mi sono cagato la vita. Che cazzo devo fare? Devo fare più. Madonna santa. Mamma mia! Ah, qui, guarda. Ah! Ah! X! X! Era, ma era così tanto alta o no? Posso abbassarle un po'. Le ho abbassate un po'. Però l'idea è che il signore Limoni faccia paura. Ah, andiamo nel mondo del mondo dei mondi. Ok. Comunque ancora grazie Mary, sia della resub che del ride. Ok. Tieni premuto RB. Ti prego, sì. Approfittane ora che in futuro chissà. Oh no. Oh no. Ma anche i detritini. Oh mio Dio. Cos'è quella barra? Come l'impressione è che quella sia l'energia. E che io l'abbia appena usata tutta. Ho
Ok, abbiamo scoperto cos'è l'energia, però minchia, il gioco che mi dà i modificatori prima di farmi scoprire cosa sia. Ecco, dai. Stavo cadendo tantissimo. Ma quindi gli posso tirare le cose? Oh sì, ti prego. Questi stronzi. Guarda, maledetti criminali. Pa. Posso fare pa. Guarda, tutto, tutto con la mira assistita. Posso fare no, no. Ora posso fare ah. Muorici. Cadi. Non può cadere, okay. Sì, esatto. Non è nemmeno di oggetti vicino. Se non c'è nulla, stacca il muro. Oh, ma è bellissimo. E quindi l'oggetto alterato era un... è un frisbee. Stavo dicendo buonanotte, un floppy. Mi mettono sempre paura gli achievement, perché io non li vedo. Topic. Vedere gli anime su Italia 2 mi fa stranissimo. Ma lì c'è un tipo. Anche lì c'è un tipo. Ansia. Tira le cose. Non venite qui. Chi vi caga? Che gioco sarebbe? Allora, questo è Control. È un gioco di Remedy. Creatori di... non me lo ricordo, però di altre cose belle. E in pratica noi siamo questa tipa paranormale che fa casino. Non cadere, cogliona di merda. Spero che non abbia perso dopo. Ah, ciao Mary, nel caso buonanotte. Tanto io come finisco questa sessione, penso di chiudere. Nel caso a dopo, altrimenti buonanotte. Aiuto. Ah. È una tipa paranormale che arriva in questo posto strambo perché deve, vuole cercare i segreti della sua infanzia. Ecco, mettiamola così. No! Allora, floppy disk. Deve essere contenuto in una cella senza altri materiali liberi. L'oggetto è un dischetto 8 pollici contenente codici di lancio nucleare di un'era sovietica. Quando legato, l'oggetto permette ai parautilitaristi di sollevare telecineticamente i materiali. Ok. Rubato in una base militare sovietica A dagli agenti E per la C. Fa sempre ridere leggere tutto questo. Si pensa fossero riservati per l'uso contro. Dopo essere riportato in America, il dischetto iniziò a lanciare hardware computazionale contro i membri del team di cifrazione. Sto male. Un informatore della CIA rivelò il fatto all'agenzia e l'oggetto venne requisito. Allora, devo tornare lì, vero? Devo tornare di là. Ah, ma comunque le cose fatte. Tra l'altro modifica personali, miglioramento energia. Sì, ma questi oggetti del potere sono un'ansia micidiale. Cioè, potenzialmente qualunque cosa può diventare un oggetto del potere. Aspetta, ma in tutto questo io dovevo andare? Devo continuare ad andare verso il coso di dipartimento, il coso di comunicazioni. Ciao, Ama. Quindi di qua? Sono un po' perso. Ma guarda che ho preso il pavimento, sto male. Sono un po' confuso. Adoro questo concetto. Sì, sì, no, ma è una figata pazzesca. È davvero una figata. Infatti, ripeto, io me lo stavo puntando da tanto tempo. E sono contento di aver trovato l'occasione.
Allora, onestamente non so se è il caso di andare avanti o se chiudere qui. Il fatto è che non so se lì c'era qualcosa da fare. O se prendere il floppy era abbastanza. Però no, mi dice di attraversare il dipartimento. Quindi qualcosa ci sarà. Ah, ora non ci sarà più il muro. Ora si spegne il muro. Ok. Impianti pneumatici. Spero che non ci fossero troppe cose da leggere. Di aver già preso abbastanza. Allora, proviamo ad andare di qua. Immagino ci sarà un nuovo punto di controllo tra poco. Emily said that the hotline can be reached through the mail room. Allora, qua c'è un oggetto. Mod'arma. Frantumato. Frantuma. Non ci provo neanche a leggerlo. Cose di proiettili. Esclusivo per frantumazione. Cosa vuol dire? Non posso. In effetti ora che c'è gente, meglio mettere di nuovo quello dell'armatura. Ok. Sembrava di aver trovato qualcosa. Ah, ok. Sembrava strano, mi faccio solo aprire le porte. Memoria della casa. Prima o poi capirò a cosa servono. Ciao Andrea, grazie mille di essere passato. Ah, questo è un punto di controllo. Ok, perfetto. Perfetto, direi che è un buon momento per chiudere allora. Perfetto. Non pensavo di essere lì, ma va bene. Allora, torna al menu. Ti ho detto torna al menu. Rimettiamo la musichina. Allora, chiude prestissimo. Vabbè, 11 e un quarto sono, ci sta. E poi con calma. Non voglio andare, non voglio rischiare di andare avanti e mettermi in mezzo a qualcosa che non voglio fermare. E quindi finire troppo tardi. Preferisco chiuderla qui. Cosa vuoi fare con la tua vita? Piangere, sicuramente piangere. Allora, faccio uno sleeping stream sulla mia poltrona. Allora, prima di tutto, che cazzo di figata ho giocato. Porca puttana, che cazzo di figata ho giocato. È molto figo. E ci voglio continuare a giocare. Voglio continuare a giocarci. Però voglio anche giocarci in live. Quindi ogni tanto ci gioco in live. Verrà inserito nella schedule ogni tanto. Ci voglio continuare a giocare. E voglio giocarci in live. Voglio viverlo con i commenti, con le speculazioni insieme. Però so che anche alcuni che sono qui lo volevano ancora giocare. Quindi vediamo com'è. Nel caso comunque settimana prossima, non questa settimana.
È proprio... Andrea, posso mettere solo musica senza copyright, quindi purtroppo no. Oltre che in realtà non li conosco. Sono veramente preso. E non vedo l'ora di continuare. Sì, no, allora, diventa serie. Chiaro che non... come si dice? Non posso... mollare la serie che è già in corso, quella di Crash, però un giorno dove inserirlo lo si trova nell'alternate, e vediamo, nel caso me li segno. Niente, voglio continuare a giocarci, voglio scoprire di più, voglio capire cosa c'è dietro. Sì, che Crash potrebbe anche morire. No, Crash ormai lo devo finire, perché l'ho pagato, non è nel Game Pass, quindi nel senso devo usare i soldi. Ma in realtà credo che siamo verso la fine anche con Crash. Voglio capire effettivamente cosa c'è dietro, chi è questa voce che sta parlando con Jesse, se è davvero lei Jesse, perché la chiamano il direttore, perché è in possesso della pistola, è per quello che lei è il direttore. Che cazzo, cioè... A me la cosa che ha fatto esplodere, che ho detto, porca puttana, in che senso me lo stai dicendo? Quando la tipa, la segretaria, che ora non mi ricordo come si chiama, Pope, ha detto, ma questo posto, la Oldest House, che è la sede del bureau, non la puoi vedere a meno che non la cerchi. E quindi per noi è il posto perfetto. Quindi lei l'ha trovata perché la stava cercando. Invece chi passa per di lì non la vede. Ed è pazzesca questa roba. Cioè, un'idea geniale. Perché non è venuta in mente a qualcuno prima? Bureau. Che parola bella è, bureau? Molto bella. Comunque, che dire... Mi sono divertito tantissimo, voglio continuare a giocarci. Non escludo che... Potrebbe anche essere... No, domani... Per questa settimana non cambiamo i piani. Le live previste sono domani Isaac e sabato il cazzo che mi pare. Però una delle due potrebbe saltare in base a impegni collaterali. Quindi niente, ci vediamo o domani o sabato in ogni caso. Comunque ci penserò tutta la notte alle cose che sono successe, perché porca puttana, non pensavo davvero che mi prendesse così tanto, ed è da un po' che mi manca vivere una cosa nuova, perché con Twitch, con le serie su YouTube, è veramente difficile per me ultimamente trovare qualcosa di completamente nuovo, e secondo me il Game Pass mi potrà aiutare molto in questo. Infatti, ripeto, continuerà la serie di ogni settimana un gioco. Quindi già, se avete consigli, ripeto, potete scrivermeli qui su Twitch, oppure in DM su Instagram, che purtroppo uso pochissimo, però se volete scrivermi qualcosa potete farlo su Instagram. Ricordo anche che c'è il canale Telegram per ricevere le notifiche. Vado anch'io a vedere due umori come Garbi. Alla prossima, adesso chiudo, tranquilli. C'è il canale Twitch per il canale Telegram per le notifiche, quindi potete darmi tutti i consigli che volete. E niente, noi ci vediamo o domani con Isaac o sabato con il cazzeggio, che potrebbe essere qualsiasi cosa. Quindi è ancora titoli di coda, grazie mille a Mary per la sub e per il raid. E ancora grazie anche a Roby per il raid, per il follow, a lei, Aci e Giacomin88. Quindi ragazzi, buon proseguimento di serata e buonanotte a tutti, noi ci si vede. Ciao ciao. Ma no! Cioè, una cosa dovevo fare, o sbaglio, vabbè, ciao, ciao.